Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Stiamo andando al fiume! Oggi ci saranno più persone, ci sarà sempre la mia amica Sara con i suoi bambini e in più ci raggiungerà anche mia sorella con mia nipote e mia mamma, quindi un sacco di persone. Adesso noi stiamo partendo, dobbiamo andare... Devo mettermi la cintura. Dobbiamo andare a passare all'Eurospin per prendere l'affettato, la maionese, il pane per Gabriele e le banane e poi andiamo. Giorgina scenderà insieme a Sabrina per fare queste due commissioni prima di partire. E niente, purtroppo il cavalletto che diciamo ho preso per attaccare il telefono così in macchina rimane sul cruscotto. E quando c'è il sole così molto caldo non posso lasciare il telefono per troppo tempo, perché sennò poi mi dice che il telefono si è surriscaldato, ovviamente, perché sono sotto il sole. Quindi niente, ci vediamo dopo. Siamo arrivati, come l'altra volta non c'è nessuno ancora. Lì ci sono i bambini che stanno già andando dentro l'acqua. Qui invece c'è Gabriele e Manuel, che penso si sta preparando perché non lo vedo. Qui c'è tutto il paesaggio come vi ho fatto vedere l'altra volta. Purtroppo più dell'altra volta ci sono tanti posti dove c'è un sacco di spazzatura perché la gente non la porta via, però vabbè. Ciao Gabriele. Allora, a Pia le ciabatte non piacciono, cioè le abbiamo messe, lei se le è levate e cammina scalza. Adesso la cambio, le metto il pannolino, questo qui, per la piscina. Là ci sono già loro che nuotano e salteggiano e fanno tutto quello che si può fare. E guardatela, c'è in mano lei le ciabatte, non se le mette. Qui ci sono gli asciugamani, qualcheduno un po' più usurato, bisogna buttarlo via. Più che buttarlo via volevo usarlo per i cani appena li portiamo, perché ho intenzione di portare anche loro. E niente, qua ci sono io con il mio costumino blu tutto intero e la mia pancia che sembro incinta. Pia che cade. E poi anche per Pia il costumino l'ho trovato, era di Giorgia, e quindi adesso mettiamo pannolino e costumino. Io sono qui, ci sono, non sono solo una voce fuori campo, vi faccio vedere il mio costume intero, vedete che sembro incinta. Infatti dicevo ai bambini, se qualcuno ci chiede potrei dire di sì. Sei incinta? Sei di nuovo incinta? Sì. No, non è vero. Purtroppo appunto per via della diastasi, poi niente, mi sono resa conto anche ieri dopo che sono andata al McDonald's che assolutamente non mi fa malissimo il glutine, di conseguenza meno ne mangio e meglio è, perciò adesso devo trovare una soluzione con, parlavamo con Maurizio, vediamo un attimo, probabilmente sono intollerante al glutine e quindi inizierò a non mangiarlo più, vediamo se anche il gonfiore proprio se ne va. E poi da lunedì ricomincio di nuovo a fare tutta la mia, seguire la mia portion control diet e a fare allenamento come si deve. Ho visto che l'ellittica non è niente male, devo cominciare piano piano comunque, perché sennò le gambe poi ne risentono. E niente, quindi diciamo che questo qui è domenica, andiamo a mangiare al ristorante giapponese, andiamo per festeggiare un po' tutto quello che in questi mesi di lockdown così non abbiamo potuto fare, festeggiare quindi il compleanno dei bambini, a parte Giada, a partire da Gabriele in poi, quindi Gabriele, Manuel, Giorgia, e festeggiare il mio compleanno, festeggiare la promozione di Manuel, la fine della scuola, la fine del lockdown, e vediamo un po', festeggiamo queste cose qui insomma. Quindi domenica vi portiamo con noi sicuramente per vi facciamo vedere quello che prenderemo, cosa mangiamo,
siccome scusatemi, siccome sarò io a filmare, non riuscirò forse a farvi vedere tutto quanto. Sicuramente quello che prendo io sì, e quelli, se io sono in centro, quelli che ho di fianco sicuramente ve lo faccio vedere. Gli altri che sono un po' più lontani non so se riuscirò a farvelo vedere. Comunque le cose sono sempre quelle, perché su per giù abbiamo gli stessi gusti. Quindi niente, adesso preparo lei e ci tuffiamo anche io e Pia. Allora, lì c'è la carrozzina con la bimba di Sara, con Giulia, Alice, Manuel, Giorgia, Gabriele, Pia che cammina sulle pietre, Giada, laggiù c'è Sara con il suo bimbo James e Sabrina. E poi ci sono io che sto filmando e niente, adesso ci prepariamo per mangiare. Intanto penso che sta arrivando anche mia sorella. Sono arrivate anche la mamma e la Luisa, e lì sì, c'è Luca. Lui prendersi quello piccolo e lei gliel'ha fregato. E quello si incazza poi, lo sai che si incazza. La coda non è colpa mia. Io non lo so.
dire avere una zia matta? Beh, quella lì è loca. Vedi che volevo. One, two.